Con Lucrezia Lobianco dell'associazione Pantera 90 Archivio per presentare l'evento Pantera all'assalto, archivi, pantere e altri animali fantastici. A Roma, Centro Sociale Brancaleone, sabato 15 giugno 2024. Ben trovata! Buongiorno, buongiorno Federico, ben trovata a te e sempre grazie per lo spazio che mi dai per tante cose, insomma, oggi per l'archivio, ieri per l'Iraq, insomma, ogni volta sono bei momenti, grazie mille. Partendo dall'archivio, dall'associazione, raccontaci un po' le varie tappe. Abbiamo costituito questa associazione, l'idea era proprio di mettere insieme tutto questo materiale che avevamo raccolto durante l'occupazione, che era materiale fotografico, materiale audiovisivo, insomma, che ognuno si era un po' tenuto dentro casa perché, insomma, il tempo era passato, ognuno di noi fa altri lavori, però c'era rimasto questo materiale e ogni tanto ci giungeva voce, ma io ho tutte quelle fotografie, io ho tutta quel giorno dell'occupazione, io avevo quel concerto e così. A un certo punto abbiamo detto, vabbè, senti, voglio dire, la metà di noi si occupa di audiovisivo, l'altra metà si occupa di archivi. Mettiamo insieme tutto questo materiale e così abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a fare proprio una ricerca in rete, a costituire un'associazione perché se vogliamo farci qualche cosa, tanto tutti questi materiali, ovviamente essendo del 90, arrivano nei formati più diversi, quindi comunque va fatto un lavoro di digitalizzazione, va fatto un lavoro di visione, insomma, quindi è tutto fatto nei tempi che ci permettono, poi è tutto un lavoro fatto Questa appunto, facciamo tutti altri lavori, insomma, quindi facciamo quello che possiamo. Abbiamo raccolto veramente tante ore, abbiamo cominciato a fare un lavoro in rete, prima con altre facoltà che avevano cominciato a fare un lavoro simile sulla Pantera. Abbiamo cominciato a lavorare con Palermo, che ha fatto un archivio audio molto bello lavorando con gli studenti, i trennalisti e non solo, per fare appunto un archivio audio con cui poi hanno fatto interviste a chi aveva partecipato alla Pantera. E poi ci siamo messi in rete anche con altri piccoli archivi che poco avevano a che fare col movimento studentesco, ma che erano secondo noi piccoli archivi resistenti e con cui è bello e interessante potersi mettere in rete e confrontarsi sia sul tema proprio archivio, come si fa un archivio, sia di collaborazione, che cosa possiamo fare insieme, come possiamo procedere. L'idea è di fare un portale che raccolga tutti i piccoli archivi, in modo che io, quando ho bisogno di sapere che materiale trovare per una ricerca, posso andare là, cercare e sapere a che posso rivolgermi per quella parte di ricerca. Naturalmente questo ha un suo costo, non eccessivo, ma un po' ce l'ha, e quindi abbiamo pensato di fare una festa di sottoscrizione in cui mettere insieme di nuovo questi nostri piccoli archivi che abbiamo raccolto per andare insieme in questo nostro lavoro di rete, aggiungere delle altre cose. C'è la partita degli europei che capita proprio in quel giorno, quindi naturalmente sarà a disposizione di tutti, facendo una piccola cena per chi vuole mangiare, rimanendo a ballare, perché poi ci piace anche fare le feste. L'incontro delle 17:30, quali realtà mette insieme? Facciamo il seguito a un lavoro che era già stato proposto tempo fa dal Villaggio Globale. Un po' di tempo fa il Villaggio Globale sono stati loro ad avere questa idea di proporre una rete dei piccoli archivi, da cui è venuta poi fuori l'idea più grande di un portale, no? E in mezzo ci sono naturalmente loro, c'è la Via Viscosa, anche l'archivio della Lamod, anche se non è un piccolo archivio ANSE. Gli avvenimenti, c'è l'archivio di Palermo che vi stavo dicendo, quella era stata un'occasione per conoscerci e per presentare il nostro lavoro. Entrano delle persone delle realtà nuove per questo progetto, è un po' proprio sottoscrivere una piattaforma di lavoro per organizzare anche un tavolo permanente per andare avanti, insomma, perché sennò poi ci diciamo un sacco di belle cose, però poi ognuno torna a casa sua e basta. Invece l'idea era proprio di mettere insieme questo tavolo permanente dove chiaramente i piccoli archivi che poi magari verranno a conoscenza ci chiederanno magari di partecipare, ecco, ben vengano, insomma. Tra l'altro leggo anche Archivio Teatro Valle Occupato, che credo sia il Sì, più anche il recente. Valle, certo, il Valle c'ha un archivio bellissimo, tra l'altro, parteciperanno anche loro, naturalmente. Ci sarà un estratto del film Una vita all'assalto, il film sulla sedia degli assalti frontali, il film di Paolo Fazzini e Francesco Principini, con materiale girato da Sante Calvaresi. Paolo Fazzini e Sante saranno sicuramente lì, non possiamo trasmetterlo tutto perché ancora è in anteprima, possiamo trasmettere una buona parte, tutto quello che riguarda la Pantera, e loro sono lì a risponderci a tutte le nostre curiosità. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sulla pagina Facebook della Pantera compie 30 anni, ci stiamo aggiornando man mano con quello che arriva, quindi sia col nome degli archivi e man mano che arrivano i pezzi, insomma, aggiorniamo. Il più lo trovate sicuramente sulla pagina Pantera 90 Archivio, che è collegata con il gruppo La Pantera compie 30 anni.
L'evento Pantera all'assalto, archivi Pantere e altri animali fantastici a Roma, al Centro Sociale Brancaleone, sabato 15 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lucrezia Lobianco dell'associazione Pantera 90 Archivio. Ci vediamo lì. Grazie mille. Ciao Federico, grazie, grazie ancora, ciao.